Salve a tutti, crononauti, e bentornati su Spazi Attorcigliati. Oggi rispondiamo a una domanda particolarmente interessante. Ma i fotoni generano un campo gravitazionale? E ci aggiungo pure una postilla. Subiscono il campo gravitazionale, sti fotoni? Per rispondere devo naturalmente partire dalla definizione di fotoni e vi darò una definizione moderna. In teoria quantistica dei campi, che è quella roba che mette insieme la meccanica quantistica e relatività e la relatività speciale di Einstein, non generale, la relatività speciale che ci descrive il passaggio da un osservatore all'altro nel nostro universo, come cambino le misure delle osservabili fisiche tra un osservatore e l'altro rispetto al loro stato di moto e così via, ma non la nostra teoria della gravità, a cui arriveremo dopo. Dicevo, in teoria quantistica dei campi, le particelle sono descritte come eccitazioni locali di dei campi quantistici. I campi quantistici, per raccontarla come la racconterei al bar sport, sono degli oggetti che permeano tutto lo spazio e si evolvono nel tempo seguendo delle equazioni del moto, come sempre definite da un principio di minimazione, da una lagrangiana e così via, non ci importa, roba tecnica interessante, ma non vi riguarda oggi. A meno che non siate dei perversi e non stiate studiando questa roba. Il primo consiglio è scappate, il secondo è scappate da questo canale se già fate questa roba. Quindi scappate dalla facoltà di fisica e scappate da questo canale se oltre al danno vi cercate la beffa di guardare video su sta roba mentre la state studiando. Dicevo, i campi quantistici permeano tutto l'universo e si evolvono seguendo delle equazioni del moto nel tempo. Gli elettroni non sono oggetti tra loro distinti, ma sono eccitazioni locali di un unico oggetto, il campo dell'elettrone, che esiste ovunque. Immaginatevelo come una superficie gommosa che può essere eccitata localmente. Cosa significa che può esserci questa roba, questa eccitazione? Che roba è questa eccitazione locale? Immaginate di prendere un bel siringozzo e fare una siringozza di energia in un punto del nostro campo quantistico, lì appare un elettrone. Un elettrone è una punta su questo oggetto gommoso, è un'eccitazione appunto locale. Banalmente, se pensiamo al campo del fotone, il campo elettromagnetico, il vecchio amico che chiamiamo campo elettromagnetico, oggetto esteso in tutto l'universo, dalle forme, dalle proprietà più svariate, e lo eccitiamo localmente, produciamo un fotone. Per eccitarlo localmente possiamo, che ne so, accendere una lampadina. Vi suona che l'accensione di una lampadina produca dei fotoni, della luce? E questo è quello che succede a livello microscopico, a livello di modello matematico, di modello teorico. Noi abbiamo il campo del fotone, accendiamo la lampadina premendo l'interruttore, chiudendo un circuito che ci porta fino alla lampadina, la connette alla nostra rete di casa, la bolletta, tutte quelle robe lì. Accendiamo la lampadina, dell'energia viene trasferita dalla rete elettrica che scalda un filo al campo elettromagnetico che si eccita localmente, e queste eccitazioni locali sono quello che chiamiamo fotoni, pacchettini di campo elettromagnetico che poi si muovono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo sono i fotoni. Ora, le particelle, come i fotoni, si muovono nello spazio-tempo e, dicevo, si portano dietro una certa energia. Per rispondere alla domanda da cui siamo partiti, vi devo raccontare in soldoni, anche se mi seguite questa roba la sapete già, ma permettetemi di ripassarla super velocemente, come descriviamo la gravità in fisica. La gravità in senso moderno, e per senso moderno intendo gli ultimi 100 anni, è descritta dalla relatività generale di Einstein, che è la teoria che è venuta dopo la gravità di Newton. Nella gravità di Newton i fotoni non sentono l'interazione gravitazionale, non s'accoppiano all'interazione gravitazionale perché non hanno massa. I fotoni hanno massa zero, si muovono sempre alla velocità della luce, questo è consistente con la teoria quantistica dei campi, questione di simmetria, eccetera, eccetera. Dicevo, nella gravità di Newton i fotoni non sentono l'interazione gravitazionale, pace, van dritti, fine. In relatività generale le cose sono più complesse, perché uno dei grandi salti è proprio il fatto che ogni forma di energia sia sorgente di campo gravitazionale in relatività generale. Questo è diverso da quanto accadeva nella gravità di Newton. In particolare, la gravità, il campo gravitazionale,
si manifesta come curvatura dello spazio-tempo, dove lo spazio-tempo, come dicevo in altri video, è proprio quella roba in cui ci muoviamo e che misuriamo con tre righelli ed un cronometro. È una definizione buona, si chiama definizione operativa, sembra un trucco, ma non lo è, se ci ragionate un po'. Cos'è lo spazio-tempo? È quella cosa che misuriamo con tre righelli lungo i tre assi e un cronometro. Bene, quella roba non è piatta. Quella roba può curvarsi, la sua curvatura fa sì che le cose si muovano in un certo modo e questo certo modo, questo movimento è precisamente l'effetto del campo gravitazionale. Quando noi caschiamo verso la Terra, ci buttiamo da un palazzo e caschiamo, stiamo seguendo, stiamo scivolando sulla curvatura dello spazio-tempo curvata dalla presenza di un oggetto con una grossa massa. Ecco, in relatività generale la gravità s'accoppia a tutto. Ogni robaccia genera campo gravitazionale, genera curvatura dello spazio-tempo, compresi i fotoni, e ogni oggetto subisce la forma dello spazio-tempo, nel senso che si muove scivolando lungo lo spazio-tempo, seguendo diverse traiettorie, c'è l'equazione delle geodetiche, ci sono un sacco di... Questa roba è oltre quello che ci interessa oggi, ma i fotoni si muovono seguendo la curvatura dello spazio-tempo, quindi sì. Nel contesto della relatività generale, i fotoni subiscono la gravità. E non solo, pure la gravità subisce i fotoni, perché i fotoni sono pacchettini di energia, eccitazioni locali, concentrazioni di energia che si muovono nel campo elettromagnetico che permea tutto l'universo e quella roba genera curvatura. Se mettiamo abbastanza fotoni in uno spazio sufficientemente piccolo, quella roba collassa in un buco nero. I fotoni generano campo gravitazionale, in relatività generale, curvano lo spazio-tempo e seguono la curvatura dello spazio-tempo. Una delle grandi prove sperimentali della relatività generale, verifiche sperimentali che hanno reso forte, che hanno in qualche modo reso la relatività generale più credibile, è proprio la misura della deviazione di raggi di luce dovuti alla presenza di un oggetto massiccio. Se noi spariamo della luce in prossimità di un oggetto massiccio come il Sole, una roba che si può misurare durante un'eclissi, ed è quello che è accaduto quando poi la relatività generale ha ricevuto la prima grande conferma sperimentale. E poi sappiamo bene che una teoria non è mai confermata del tutto e sarà sempre sfatata da teorie migliori, ma qua si entra nell'epistemologia, nella filosofia della scienza. Dicevo, la prima verifica sperimentale della relatività generale vera è stata proprio la misura della deviazione di raggi di luce che passano vicino al Sole. Partendo da dietro, il Sole è bello massiccio, si curva lo spazio-tempo e sti raggi di luce curvano perché lo spazio-tempo è curvo, quindi subiscono il campo gravitazionale. Lo comprendiamo da un punto di vista teorico e lo misuriamo da un punto di vista sperimentale. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Se vi piace questa roba, iscrivetevi al canale e vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, Crononauti!